Ciao Valentino, ti dico ciao col sorriso perché come tutti noi la notizia che tu hai lasciato il corpo ci ha scioccato tutti e nessuno se l'aspettava una cosa del genere, una notizia così forte che ci ha reso tutti tristissimi. Il tantan di telefonate è stato infinito e tutti rispondevamo in modo incredulo alla tua dipartita da questo corpo. Io e te abbiamo parlato in privato moltissime volte, tu mi hai insegnato tantissime cose e io ho sempre detto che tu eri il nuovo Umberto Eco, ridendo con te, e lo penso tuttora. Sicuramente entrambi pensavamo all'unisono che ognuno di noi scende su questo pianeta con un copione, come diceva Shakespeare. E mi sembra strano che ognuno di noi non scelga anche l'epilogo della propria vita. Non potevi che lasciarlo in questo momento. È stato un coup de théâtre magistrale perché hai scelto di lasciare il corpo in questo momento da eroe. Invito tutti a rivedere tutti i tuoi lavori, tutto quello che tu dici tra le righe e non, per affrontare questo qui e ora e in maniera lucida, chiara e non confusa. Sono sicura che, come si è detto anche con te, visto che tu dipingevi, molti pittori sono diventati più famosi dopo la dipartita del corpo che quella che noi chiamiamo vita, ma vita e morte non c'è, non esiste, è solo un'illusione, esiste solo la vita, il pulsare di questa vita che tu tanto ricordavi, affannavi in tutti i tuoi lavori. E quindi proprio in questo momento hai lasciato il corpo in modo da eroe e come quei pittori che le loro opere saranno più importanti dopo la dipartita, così sarà per te. I tuoi lavori, le tue opere avranno un eco incredibile e serviranno al risveglio delle persone e delle coscienze. E io non aggiungo altro. Quindi hai fatto scacco matto. Bravo Valentino, un'ottima mossa. Io sono felice, ti saluto perché ovunque tu sia sarai in un posto meraviglioso. Mua, ciao.